non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Lucia, Vergine Martire, figlia del nostro popolo e patrona della Chiesa Siracusana, a te leviamo la nostra preghiera e ti chiediamo di ottenerci da Dio la luce della fede, per scorgere al di là della vita che passa il mistero dell'eterna salvezza. Gloriosa Vergine, modello di santità ed esempio di virtù, nella docilità allo Spirito hai seguito Cristo fino al martirio. Ravviva la nostra speranza e infondi in noi la dolcezza della tua carità, per vivere e testimoniare sempre ovunque la gioia del Vangelo. O Santa Patrona, che nelle tormentate vicende della storia hai sempre vegliato su di noi, illumina il nostro cammino, sostieni le nostre famiglie, i genitori, i giovani e i bambini, ascolta il grido dei poveri e dei sofferenti, liberaci da ogni pericolo, dona salute, serenità e pace a tutti, apri gli occhi del nostro cuore, perché anche nelle avversità della vita vediamo lo splendore della vera luce. Amen. Salve o bella celeste eroina, circonfusa d'eterno splendore. Bentrovati da Alessandro Ricupero, siamo in diretta dalla Chiesa Cattedrale, dove tra qualche minuto verrà la traslazione del simulacro di Santa Lucia dalla sua cappella all'altare maggiore. Questa mattina alle 7.30 la cerimonia di consegna delle chiavi da parte dei componenti della deputazione al maestro di cappella e l'apertura del simulacro, come vedete dalle immagini che vi giungono dalla Chiesa Cattedrale in diretta grazie al centro televisivo diocesano. Insieme a me Don Andrea Zappulla. Don Andrea, vediamo tante persone, tanti fedeli, tanti devoti. Come ha detto il presidente Piccione, ritorna, seppur ancora con qualche restrizione, la festa di Santa Lucia. Allora, vi preghiamo. Ancora una volta il popolo siracusano, e non solo, perché questa mattina la cattedrale è anche piena di tanti turisti che si trovano qui nella nostra città e stanno vedendo questo momento così toccante per la nostra chiesa, non solo perché il simulacro dalla sua cappella tornerà all'altare maggiore e poi in questi giorni ritornerà, ecco, dopo la grande e lunga pausa della pandemia nella chiesa di Santa Lucia all'Abbadia, ma anche per ricordare il momento che noi stiamo vivendo. Ricordiamo che il patrocinio di maggio indica proprio come Lucia non si è mai dimenticata del suo popolo. È lui che, suonando, inviti i portatori ad alzare il simulacro ed andare. È lui che, suonando, li invita a fermarsi. Per 2 anni e per 4 processioni ci eravamo fermati. Adesso Salvo Lentini sarà il campanellaio che per 2 anni è stato congelato e che ora adesso finalmente un grandissimo applauso. Allora Salvo, dai il primo colpo di campana qui, poi quando sentirete il colpo di campana dentro vuol dire che si sta muovendo Santa Lucia. Il primo colpo di campana, bello, forte, augurale, che possa scoppiare, viva Santa Lucia! Ecco, abbiamo sentito Salvatore Lentini, Salvo Lentini, campanellaio, e lui il campanellaio di questa festa, era stato eletto, ecco, vediamo il simulacro di Santa Lucia che esce dalla sua nicchia.
E poco fa, prima di questo momento, fra Daniele Cognata, parroco, rettore della Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, ha riportato le reliquie della Santa Patrona e Martire consegnate nelle mani di Monsignor Salvatore Marino, uno dei componenti della deputazione, il parroco della Chiesa Cattedrale. Ricordiamo l'arcivescovo Monsignor Francesco Lomanto ha rinnovato anche la deputazione della Cappella di Santa Lucia, sostanzialmente confermando i componenti, ad eccezione del diacono Antonio Trigila, che ha lasciato anche per motivi personali. Al suo posto è stata nominata Francesca Patti, come ha ricordato il presidente Piccione, 25 anni, la più giovane deputata che ci sia mai stata. Confermati nei ruoli il presidente Pucci Piccione e il tesoriere, il professore Salvatore Sparatore. Tu sei colma di grazia divina, tu sei vita, dolcezza del cuore, o Lucia dal ciel ci difenda, dal nemico che già ci ferì. Siracusa rinasca e risplenda della gloria dei santi di un dì. Siracusa rinasca e risplenda della gloria dei santi di un dì. La deputazione della Cappella di Santa Lucia ha voluto dare un tema anche per questa festa del patrocinio. Ricordiamo, come diceva Don Andrea, ricorda tra l'altro il miracolo del 1646 e, come più volte è stato sottolineato, rispetto a quella del 13 dicembre, questa è una festa propriamente siracusana. Ricorda quando la colomba che è già stato detto simbolo di questa festa, Santa Lucia delle Quaglie, domani saranno lanciati questi colombi viaggiatori. È simbolo di pace in questo momento, e il tema scelto dalla deputazione della Cappella di Santa Lucia è proprio "Con Lucia in cammino per la pace". La pace, così come anche Papa Francesco ci ha ricordato, non può essere solo invocata, ma dobbiamo chiedere al Signore, anche per intercessione della martire Lucia, che questa pace possa dimorare innanzitutto nelle nostre vite, nelle nostre case, nel nostro cuore. Essere operatori di pace significa impegnarsi costantemente in un cammino in cui la pace viene non solo appunto seminata, ma anche custodita, fatta crescere, e in questo Lucia ci è testimone. Lei che è unita a Cristo, lei che ha avvolto sempre il suo sguardo e la sua vita a Cristo, ha potuto essere inondata di questo dono di pace. Ricordiamo come la pace è il primo dono che Cristo risorto fa ai credenti: pace a voi. E in questa festa del patrocinio, che siamo nel pieno tempo pasquale, la settimana dopo proprio aver chiuso l'ottavario di Pasqua, Lucia ancora una volta ci invita non solo ad accogliere il dono della pace che il Signore ci fa, ma concretamente a impegnarci ad essere operatori di pace, perché la pace non diventi semplicemente uno slogan, ma in realtà una realtà concreta, una realtà che noi siracusani siamo chiamati a porre in essere ogni giorno, quotidianamente, a partire dalle nostre relazioni. E in questo Lucia c'è maestra, c'è compagna, ma c'è anche sorella maggiore che ci guida in questo cammino di riconciliazione e di pace. Thank you.
Ringraziamo le emittenti che stanno ritrasmettendo il segnale e quelle che lo faranno anche nelle diverse celebrazioni a partire da stasera. Ricordiamo alle ore 19 la celebrazione coristica presieduta dall'arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto e poi il pontificale di domani alle ore 10:30 presieduto da Monsignor Giuseppe La Placa, neovescovo di Ragusa. E diversi saranno poi anche i momenti durante tutta la settimana dell'Ottavario, che saranno ritrasmessi attraverso le pagine social Facebook della Deputazione dell'Arcidiocesi e attraverso il canale YouTube dell'Arcidiocesi. Ringraziamo anche tutti i quotidiani online che ritrasmetteranno il segnale e Tele1Tris sul canale 85. Don Andrea, era facilmente prevedibile quello che la deputazione aveva preannunciato, tutti rigorosamente con le mascherine, questo è fondamentale, ma caduto il distanziamento, i volontari cercano di far rispettare quelli che sono i cordoni di sicurezza, ma la cattedrale è gremita, lo stesso si preannuncia per la festa di domani. Beh, questo era prevedibile perché sappiamo innanzitutto la grande fede, la devozione che il popolo siracusano ha nei confronti della sua amata concittadina e patrona, quindi oggi vedere questa cattedrale gremita di persone ci fa ben sperare che i tempi duri di buio della pandemia stanno volgendo verso la fine, quindi questo diventa già motivo di speranza. Certamente domani mattina la piazza Duomo finalmente riabbraccerà la sua padrona, già da in questi anni appunto in cui non è stato possibile poterla vedere in processione. Allora già domani sicuramente il popolo siracusano sarà pronto a riabbracciare la sua padrona, accompagnarla nella chiesa di Santa Lucia all'Abbadia, ma soprattutto ad attendere anche il gesto simbolico ma sempre molto eloquente del lancio delle colombe, che ci fa ricordare quanto la nostra patrona, ecco, ha sempre guardato con benevolenza il suo popolo e l'ha anche salvato dalla tremenda carestia del 1643. Sì, la carestia del 1646 e volevo ricordare anche Don Andrea che domani lo trasmetteremo in diretta anche questo, oltre alla celebrazione, l'uscita del simulacro a mezzogiorno e subito dopo il discorso dal balcone dell'arcivescovo, il primo discorso di Monsignor Lomanto. Poi successivamente assisteremo anche alla piccola breve processione che porterà il simulacro di Santa Lucia fino alla chiesa di Santa Lucia all'Abbadia. Il primo discorso, senza voler caricare, ci attesa chiaramente anche per queste parole che, come si sa, vertono più su temi sociali e meno. Sì, in realtà anche per il nostro arcivescovo, che ricordiamo appunto essere arrivato in diocesi nel pieno della pandemia, questo diventa il primo momento in cui il nostro arcivescovo volgerà la sua parola all'intera cittadinanza con appunto il discorso dal balcone che normalmente appunto abbiamo sia nel giorno
del 13 dicembre, sia nel giorno appunto del patrocinio. Quindi c'è grande attesa e siamo certi che il nostro pastore, il nostro arcivescovo, che ha imparato a conoscere la nostra diocesi anche con tutte le fragilità e i problemi, sicuramente ci donerà una parola saggia e illuminata e che certamente ci aiuterà a vivere bene anche questo ottavario. Aggiungiamo anche un'altra cosa, lo preannunciava il presidente Piccione, non ci saranno i portatori con le travi che siamo abituati a vedere nel corso degli anni a traslare il simulacro verso l'altare, ma anche qui per motivi di sicurezza è stato preferito il carrello, quindi è già stata montata lo scivolo, questa pedana in legno che viene montata e smontata molto velocemente, ecco, e adesso assistiamo ai portatori e berretti verdi che piano piano stanno facendo scivolare il simulacro lungo la navata centrale della chiesa cattedrale. Festosi accenti, o Siracusa, dove muro il sangue, vergine casta, martire di Cristo, sparse Lucia. Astro fulgente gloriosa in cielo, nostra patrona ti invochiamo in coro, la terra e i mari cantano al tuo nome, inni di lode. Tu pellegrina, adagata al sepolcro, dolce visione, piamente accogli, per le tue preci alla madre inferma. Anche questa è un'immagine alla quale ormai siamo stati abituati, ma solo negli ultimi 2 anni, perché il simulacro non viene traslato più proprio all'altare maggiore, dove i berretti verdi, quasi con una corsa, anche questo era un rito che si tramandava, viene posizionato proprio oltre il transetto. Per certi versi forse Don Andrea sembra più vicino, tante persone si avvicinano, c'è il cordone dei volontari per una foto, per toccare, naturalmente è permesso farlo anche per i bambini, però sembra più vicino alla Santa Lucia, alla propria patrona, sembra più vicino ai propri siracusani. Sì, certamente avere la patrona proprio all'inizio del presbiterio aiuta i devoti, i pellegrini che vengono per pregare, per affidare a Lucia le proprie intenzioni, le proprie preghiere, per chiedere la sua intercessione, per ottenere delle grazie dal Signore. È chiaro che il contatto sembra quasi così faccia a faccia, visivo, ma anche fisico, proprio la vicinanza tra la persona, il fedele e il simulacro stesso, ecco, aiuta anche proprio a instaurare quasi un rapporto, un legame, una relazione reale con la patrona. Quindi chiaramente come dire, il luogo dove viene posta, è stata posta in questi anni ancora anche per questa festa del patrocinio, aiuta il fedele, anche se chiaramente tutti noi siracusani abbiamo a cuore.
il fatto di porre la patrona proprio all'altare centrale. I bambini che si vogliono avvicinare, prima di tutti si avvicineranno a Santa Lucia. Però stiamo facendo adesso un gesto che anche questo era fermo per 2 anni. Elena Artaro, una componente della deputazione, consegna a Paolo Pugliesi, il presidente dell'Associazione Falegnami di Santa Lucia, i berretti verdi che domani verranno consegnati prima della processione. I falegnami da sempre si occupano della traslazione e in questo momento ufficialmente stiamo dicendo col campanellaio e con i berretti verdi che finalmente scenderemo nelle strade di Siracusa. Campanellaio, prima di ci dai l'ultimo colpo che ci prepara a domani, dai. Viva Santa Lucia! Concludiamo con la preghiera composta dal nostro arcivescovo questo momento d'inizio della festa. Santa Lucia, Vergine e Martire, figlia del nostro popolo e patrona della Chiesa siracusana, a te leviamo la nostra preghiera e ti chiediamo di ottenerci da Dio la luce della fede per scorgere al di là della vita che passa il mistero dell'eterna salvezza. Gloriosa Vergine, modello di santità ed esempio di virtù, nella docilità allo Spirito hai seguito Cristo fino al martirio. Ravviva la nostra speranza e infondi in noi la dolcezza della tua carità, per vivere e testimoniare sempre e ovunque la gioia del Vangelo. O Santa Patrona, che nelle tormentate vicende della storia hai sempre vegliato su di noi, illumina il nostro cammino. Sostieni le nostre famiglie, i genitori, i giovani, i bambini. Ascolta il grido dei poveri e dei sofferenti. Liberaci da ogni pericolo. Dona salute, serenità e pace a tutti. Apri gli occhi del nostro cuore, perché anche nelle avversità della vita vediamo lo splendore della vera luce. Amen. E in un momento di silenzio affidiamo a Santa Lucia tutte le grazie di cui abbiamo bisogno, tutti i desideri di bene che albergano nel nostro cuore. Chiediamole l'intercessione perché il Signore possa farci grazia, possa venire a visitarci con la sua benedizione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Si prega la patrona, si prega con la patrona l'intercessione di Santa Lucia. Io ringrazio Don Andrea e do l'appuntamento per la diretta di oggi pomeriggio di questa sera alle ore 19 con la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Francesco Lomanto. E Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Salve, o bella e celeste eroina, circonfusa d'eterno splendore, tu sei colma di grazia divina. Tu sei vita e dolcezza nel cuore, o Lucia dal ciel ci difenda, dal nemico che già ci ferì. Siracusa rinasca e risplenda,
nella gloria dei santi di un dì. Siracusa rinasca e risplenda nella gloria dei santi.